Ormai sono passate di moda, ma una volta per i maniaci le foderine sui sedili o addirittura la plastica erano all'ordine del giorno. La speranza, ovviamente, era di proteggerle dall'usura del tempo. Eppure i sedili e gli interni in generale non sono la parte più esposta. Dove le auto soffrono di più è qui, nella parte anteriore. Col passare dei chilometri, sabbia e sassi, insetti e i ripetuti lavaggi agiscono come un abrasivo sulla superficie del cofano, dei paraurti e dei fari. Per non parlare dei piccoli urti nei parcheggi. Ci sarebbe una soluzione. Forse vi sarà capitato di vedere le auto americane, specialmente quelle della costa occidentale, così bardate di museruola. Si chiama Carbra, che più o meno significa reggiseno per auto. È efficace, ma elegante proprio no. Siccome noi siamo per le soluzioni eleganti, ne abbiamo trovata una in rete che unisce i vantaggi della protezione salvando l'estetica. È la pellicola autoadesiva e sono in molti a produrla e installarla. Un paraurti anteriore costa fra i 3 e i 400 euro, ma volendo si può ricoprire tutta la carrozzeria. E ce n'è per tutti i modelli. Se sia davvero efficace, però, è tutto da dimostrare. E per capirlo abbiamo qui l'auto giusta, la nostra Alfa Romeo Giulietta che ha appena concluso il test di durata di 100.000 km. A circa metà prova abbiamo ricoperto un lato del paraurti e un faro anteriore con la pellicola protettiva. E adesso il momento supremo. Come saranno la vernice e la plastica trasparente del fanale sotto la pellicola? Il primo punto in esame è il lato del paraurti, dove c'è una bella strisciata. Togliendo la plastica si vede bene che la carrozzeria non ha subito danni. La pellicola protettiva si è sacrificata al suo posto. In generale la vernice appare più lucida e brillante e la superficie del faro è come nuova. Una volta posizionata, la pellicola è praticamente invisibile, specie se la posa è stata fatta a regola d'arte, nascondendo i bordi e utilizzando le sagome pretagliate su misura per i vari modelli. Il foglio di plastica, in realtà, è di un poliuretano ultra resistente. Aderisce perfettamente sulle superfici lucide, ma non su quelle opache o zigrinate. Comunque il verdetto è positivo, la pellicola non si è staccata e non è ingiallita. Ad un costo che è inferiore a quello di una riverniciatura, si possono proteggere bene le zone più esposte della carrozzeria in modo elegante e praticamente invisibile. Come sempre, prevenire è meglio che curare. E ci vediamo lunedì allora, no? Speriamo.